Cos? Da Germania ho detto. Ah, in italiano questo giochino. Ok. Abbassare il volume, va. Così. Nuova partita. Normale. Ok. Dark times have fallen upon the world. Sin has corrupted the people of this land, and in their despair, they have sought refuge in profane beliefs and wicked deeds. Crusades and pilgrimages to sacred territories have done little to abate the spread of such vices. A brave cleric has returned from one such crusade to our home village of Sinwell. This village has been stricken by the plague, the Black Death, born from the sins of its people. If Sinwell is to be pulled back from the precipice of hell, this pestilence must be purged. Whatever the price may be. Prologo di Tolle di Cecil. Cecilia? Non so se c'è ancora Federica. Lupo, you're Lupo, still sei ancora here. qui. Ti sei Look how fatto old my vecchio, friend. amico mio. Are they not feeding you? Non ti vanno. Ah, non ti danno da This mangiare. is all Ecco, that's questo è left of my ciò che mi è supper. rimasto dalla cena. Cucciolo! A quanto pare le voci erano vere. Sinwell è stata investita da una pestilenza. Il viaggio di ritorno dalla Terra Santa è stato lungo. Ho sognato molto il giorno del mio ritorno, ma questa non è più la Terra che conoscevo. Chissà se il maestro Virici è ancora qui. Ah, che. Sarà meglio che resti qui per adesso. Sarà meglio che resti qui per la allora. Master Ulrich, it's Maestro good to see Vidic, you che again. fratello, che è piacere di vederla. Cecile, Seci, giusto, you've arrived giusto not a in moment tempo. too In soon. tempo. Apologies, Mi Master. perdoni, maestro, la guerra Holy Wars santa mi have ha left reso me un worse po' for wear, malconcio e and viaggiare non è traveling più no longer semplice comes come un easily. tempo. How are you expecting me? Come mai mi stavo aspettando? I received Ho word your saputo che la campaign tua has ended. campagna era terminata, I dunque ho anticipated dedotto che your return, saresti but tornato soon follow. presto. We are blessed to Il have tuo you back, ritorno dopo Cecile, tutto questo after tempo è all una this vera time. benedizione, Cecil. I sense change Percepisco in il your cambiamento nei eyes. tuoi occhi. Hai imparato You have molto learned much in your lontano da time casa. away. I've learned to Ho imparato appreciate ad peace. apprezzare la pace. Speravo di I trovarla hoped qui to e find it invece. here, but word of the Ho disease ricevuto that plagues notizia Sinwell della reached me before pestilenza che si è I abbattuta reached su you. Sinwell prima che riuscissi a contattarla. By now you're Ormai well saprai aware bene che non it is sempre i not nostri più always grandi in distant nemici si lands that celano our nelle terre greatest enemies, lontane. it is true. È vero, A una grave grave malady pestilenza afflicts affligge Sinwell e Sinwell. temo che casualmente con la I vostra fear more will be perdita lost.
course, but we will discuss further in the morning. Ma ne discuteremo meglio domani mattina. Ti ho fatto preparare delle stanze e notte fonda, tu devi riposare. La gente di Singwell avrà bisogno di te, anche se forse ancora non lo sa. Riposati e Cecil, ti chiedo di concentrarti sui tuoi doveri. Non perdere tempo con quel cane. Ti ho fatto preparare delle stanze e notte fonda, tu devi riposare. Okay. La porta è chiusa, okay, come ho detto. Ah, camera. Questa pestilenza sembra affliggere molto il maestro Wirik, ma io sento che c'è qualcosa più grande che lo turba. Santo cielo, un letto vero, finalmente dopo un mese non devo dormire su un pavimento freddo e duro. Vedete che faccio qui, perché questo è un gioco che gli piace a FM Monaca, è un genere che il gioco gli piace, punto chicca. Faccio la keep, la metto su Telegram, messaggi salvati, e dopo gliela faccio vedere. Là. A posto, continuiamo la live, ecco. Rumore, chi è martello? Ah, c'è una cazzina, aspetta un attimo, dopo che finisce la cazzina guardo. Embrace what comes, seeker of serenity. Do what you believe. Do what you must. Accogli ciò che ve l'ha, cercatore della serenità. Fa ciò che credi, fa ciò che devi. Above, ma soprattutto dubita della strada che si dipana davanti a te. Capitolo 1, Genesi. Questo sembra interessante, il giochino. Facciamo mezz'ora di questo giochino. Quel sogno era molto più strano del solito. Chi che martella? Non controllare una cosa. Arrivo, eh. Sento più colore, c'è più. Eccomi, ecco. Il sole è sorto. Il maestro Wirik mi starà aspettando. Sarà meglio che mi svegli. Il Dago e i suoi angeli lottarono a loro volta, ma non era forte abbastanza, il grande Dago fu scaventato a terra. Faccio fatica a leggere il font della scrittura. Ma c'è un tizio qua. È evidente che qualcuno si è lasciato un po' troppo andare ieri sera. Sta bloccando la porta, non posso superarlo finché è in questo stato. Stasera ci sono stati i festeggiamenti dell'anniversario della fondazione di Singwell, un ottimo modo per tenere su un morale. Spero che tu abbia riposato senza interruzioni. Più o meno, sì. Diciamo che ultimamente i miei sogni sono un po' irrequieti. Stai in guardia. Spesso i sogni mi hanno rivelato cose meravigliose, ma non sempre la natura del messaggero
è la divina. Maestro Vidic, vorrei tanto avere il tempo di parlare delle tue esperienze nella crociata, Cecil. C'è tanto che vorrei sapere sul tuo viaggio in Terra Santa, ma dobbiamo occuparci di questa pestilenza senza perdere tempo. Sono d'accordo, i miei racconti possono aspettare. Cosa può dirmi di più? Cosa può dirmi di questa pestilenza? La morte nera affligge solo Sinwell, anche insediamenti circostanti sono stati colpiti. Dobbiamo porre fine a questa sofferenza per il bene dei nostri concittadini. Dobbiamo impedire che si diffonda ulteriormente. Hai visto molto durante il tuo pellegrinaggio, Cecil. Hai visto con i tuoi occhi il male che il peccato ha portato in questo mondo. È il peccato che ha fatto abbattere questa pestilenza sul villaggio, e solo eliminando il peccato potremo salvare la nostra casa. Cosa vuole che faccia? Devi liberare la nostra gente dai sette peccati capitali, è l'unico modo. Ma da dove dovrei cominciare? Non tutti potrebbero essere disposti a confessarsi né avere intenzione di pentirsi. Hai ragione, il sacramento della confessione non sarà sufficiente. No, la predizione di Sidwell è troppo avanzata, i metodi tradizionali non avranno alcun effetto. Prendi questo frammento di vetro, prepara la vetrata colorata della nostra cappella. A tempo debito ti spiegherò il motivo. Prendi questo frammento, ok. Ah, quella. Vuoi riparare la vetrata? Sì. Un lupo mannaro, terribile creatura. Ricordo di aver visto uno da bambino, mi fece venire perché il maestro vidi che vuole che la ripari? Dovrei tornare da lui. L'icona del lupo mannaro abbellisce di nuovo la nostra cappella, anche se non so bene in che modo possa aiutarci. I festeggiamenti di ieri sera hanno rivelato che il peccato della gola attanaglia certamente alcuni dei nostri concittadini. Ah, quello. Hai visto con i tuoi occhi che Brom ha alzato troppo il gomito. Credo che si sia bevuto fino all'ultima goccia del vino dell'Eucaristia. Devi dare l'esempio e sconfiggere i demoni dentro quel peccatore. Devi entrare nella sua mente, Cecil, e scacciare i suoi peccati. Entrare nella sua mente. Come è possibile? Ci sono sacramenti e misteri sacri di cui neppure i più saggi studiosi sono a conoscenza. Ti mostrerò come entrare nei loro menti, ma ti avverto. Chiunque invada la mente di un altro viene percepito come un'entità ostile. La mente del peccatore ti vedrà unicamente come un demone. Per questo mi hai chiesto di parlare la vetrata della cappella. Esattamente. Nella mente degli abitanti ti mostrerai come i mostri da loro visti sulla vetrata. Proveranno a respingerti con ogni mezzo possibile. In che modo siamo giunti a questo, maestro Vidic? Un tempo questo villaggio era un rifugio per persone pie e di buon cuore. Col passare degli anni mi sono adagiato sui ladoni, concedendo ogni tipo di vizio di mettere la dice. Dobbiamo sradicare questi peccati dalla nostra gente. Cioè, il metodo non sarà molto gradevole, ma necessario. Dopo che hai liberato l'area della cappella da tutti i peccati, torna da me. Capito, farò del mio meglio. Ha riparato la prima vettata, sbloccato la tira creatura, lupo mannaro.
Il suo furioso colpo tipo ha una lunga gittata, la frequenza rapida. Urla la luna ed emette dei suoni a una frequenza che è in grado di fantumare il vestro danneggiato, rivelando i segreti nascosti. Ti basterà tenere premuto il pulsante d'attacco in posizione stazionaria. Salto doppio. Come qualsiasi altra creatura demonica, il lupo mannano è in grado di realizzare il salto doppio, eseguito premendo nuovamente il pulsante del salto a mezz'aria. Dopo aver liberato... Ok. La porta è chiusa ancora, niente. Ah, vedi che cosa abitata è rotta anche qua. Stasera ci sono stati precisamente a pensare... Sento come sul cranio stesse per esplodermi, lasciami in pace. Ci siamo, spero di non pentirmi di aver accettato. Perdonami, Bom. Vuoi entrare nella sua mente? Sì. Tieni premuto, va a passare la visuale. Ah no, questo è il tutto, la mente di caricamento. Ok. Figo! C'è un'altra qui. Ho sbagliato. Big money! Come si fa con le... Non si può. Urlato della rivelazione. Tieni premuto il pulsante d'attacco in posizione stazionale per fantomare i muri danneggiati. Bello sto gioco, ragazzi. Anche come grafica. Scarica energia disponibile. Complimenti, hai ucciso i 4 nemici e riempito la balla di energia. Ora è il momento di scatenare una scarica energetica. Questo attacco devastante può uccidere i vari nemici contemporaneamente. Può essere eseguito verso 8 direzioni della terra e da mezz'aria premendo LTO. Vai. L'obiettivo è uccidere più nemici possibili con un'unica scarica energetica, poiché consente di ricevere una quantità raddoppiata di oro. Ciao Dark! Buona Pasqua, sì, Rocket League, sì. Carino! Devo entrare dentro la mente della gente che è indemoniata praticamente. Colomba di energia ho ottenuto. Una colomba di energia riempie istantaneamente tutta la baglia di energia e ti consente di scatenare una scarica energetica. Ricorda, se uccidi i nemici con una scarica energetica riceverai una quantità raddoppiata di oro in compensa. Scarica energetica. Ma questa è l'urlato. Come faccio a fare in su? Non si può. Bello, bello sto gioco. Aia. Ma capire come faccio a fare su. Così. Checkpoint. Cavaliere. Cos'è? È inquietante anche.
Ma quel demone la sono fatta. E non si spara in su. Non capisco come si fa a sparare in su. Ma questo è il dash. Perché devo salire sopra. Ah, forse da indietro. Aia, sto guardando fuori. Ok. Do! Se l'ha aggappato. Ah, ecco. Ah, così ci sto riuscendo. Bello. C'è uno stile grafico tutto suo. Ottiene una quantità doppia d'oro in compenso uccidendo i nemici con la scarica energetica. Ah, col dash. Quelle barricate sembrano infiammabili. Ancora un po' incendiare. Torna più tardi con un'altra creatura. Ah, ok. Checkpoint. Ah, devo mettere qualche cosa qua, qualche uovo, qualche oggetto. Ecco, sa che questo, ma devo avere un'altra creatura. Aia, ti picchiano! Sto morendo! Ah, io sono morto. Aspetta, venuta un'idea. Vedo che c'è anche il dash. È scarico. Niente, non funzionava il potere. Mi speccato. Avanti indietro. Ecco, mettiamo. Perfetto. Ah, come Castlevania si rompono. Ancora il cavaliere. Un altro. Ma no, ma allora. Quello è difficile. Bello, ma è difficile.
Se vado nel checkpoint. Vediamo. Aiuta un'idea. Ah, vale solo una volta. E ci metto una settimana a ammazzarlo così. Ok, ucciso. Come un gatto. Ci sono anche schigni segreti. Ah. Il lag. Che? Boss. Ah, finito lo schermo, eh? Ah, finito livello. La musica mi sta soldando. Nella tua anima immortale, fedele Cecci. Vale la pena rinunciarvi per salvare le anime già bannate. Dannate, sì, perché bannate? Dannate. E meno meritevoli di te. Un momento, come sono finito qui? Mi è sembrato tutto un incubo. Ho ben proprio pensato che lo fosse, e se non fosse per questo strano frutto che ho trovato una mente di bomba. Che cos'è? Forse il maestro Willich saprà darmi di più informazioni, anche se il mio lavoro qui non è ancora finito. Il maestro Willich ha parlato di gente ubriaca nell'area della cappella. Il Dago e i suoi angeli lottano a loro volta, ma è una forza abbastanza. Il grande Dago fu scaventato a terra. Albero dell'abilità sbloccato. Dona ora alla statua della Madonna e ottieni preziosi potenziamenti. Eseguendo istruzioni con la scarica energetica, otterrai il bottino massimo, perciò usala spesso. Apri l'albero dell'abilità. Ottenzo il compito tipo del lupo mannaro. Mentre la tua salute, tutto il tuo momento del cuore. Questo. Ma non fa metà. Ah, forse prima questi, quelli bianchi allora. Aggiungi quanto proiettili. Sono più oro. Questo.
Cassone di più oro, ok. Bello. Ah, parliamo col tizio qua. Ci sono altri peccatori che tormentano il villaggio. Cioè, prima devi trovarli e poi tornare da me. Ok. Con questa porta posso andare. Quella chiusa. Quella chiusa. Ti stai umiliando, Lutin. Portami dell'altro vino e sparisci. Venderesti la tua anima per un altro goccio di quel maledetto vino. Non pensi a tuo figlio? Non hai rimorsi quanto pensi alla tua famiglia. Reagisci a malapena, temo sia di noi giunto quel momento. Entra la sua mente? No, prima voglio vedere l'altro personaggio. Mi ricordo quando è nato David, qualche settimana prima che partisse da Singwell. È ancora troppo giovane per capire cosa sia il peccato e riconoscerlo mentre lo commette. Sì, l'anima di David è pura, non serve che entri nella sua mente, è senza peccato. Tuttavia entrare ugualmente potrebbe aiutarti in futuro. Sarà meglio che resti qui per adesso, prima di risolvere. Allora, questo mi sa che è un bonus, però proviamolo. Hai visto mio padre, signore? Temo che non stia tanto bene in questo momento, David. Sta bevendo di nuovo, vero? Sei molto perspicace. Ma credo che tuo padre possa ancora capire i propri errori. Abbi fede in lui. Monta la sua mente, se voglio vedere cosa succede. Convince, vabbè, questo è il tutorial. Un gradito ritorno. Entra e esci dalle menti innocenti tutte le volte che vuoi, dato che non potresti non avere ancora la capacità di svelare tutti i loro misteri. Ah, mi sa che non posso fare niente. Innocenti 1. Vabbè. Ah, è finito. Vabbè, qua devo avere un'altra abilità. Appunto. Ah, puoi uscire di qua? Come si fa a uscire, scusa? Creature. Cioè, scusa, puoi uscire dal livello qua? Come si fa? Non per forza configgere quello, mannaggia. Ma porca miseria. Ah, forse col dash. Non lo può usare qua il dash. Ah, forse ci sono, che potere posso usare. Non ha funzionato. Non funziona. Ah, esce da livello qua. C'ho quella abilità. Ok. Entriamo nella sua mente. Bello, 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 bello
Ricorda che uccidi i nemici con la scarica energetica di una quantità di doppia cadena. Checkpoint. Vuoi sapere quali pericoli si c'erano sotto il tetto? Hai premuto il tasto giù. Non c'è una mappa del gioco, mi sono io. Ma questo è arrivato da qua. Ma quando si può. Magari col dash. No. Ah, ok. Aia. Questi fanno.
Ah, qua, oh no! Ci vuole un altro potere. No, ma prima l'ho salito. Ah. Sì, ci vuole un altro potere, secondo me. Che è che non muore? Già. Давай. Finito. Bello, bello. Chi è che andate là? Ah, Fabio, cambiamo giochino adesso. Bello. La negligenza di Guthrie come genitori è più addirittura della nonchalanza del padre divino verso i suoi figli. Quale padre diligente osserva in mente la sua creazione e suo figlio senza fare nulla per intervenire? Non credo che mi ritroverò mai a questo. Non c'è tempo da perdere, devo cercare un altro peccatore. Bello. C'è qualcuno nel confessionale. È passato tanto tempo dalla mia ultima confessione. Forse è il momento di rimediare. Padre, perdonami perché ho peccato. Ho visto un peccatore dietro un cespuglio nel cortile della cappella e temo di averlo giudicato troppo duramente. Non aspetta a noi giudicare, amico mio. Lo so, ma come farà l'anima del peccatore a essere salvata? Prima o poi tutti saremo giudicati, ma non tutti saremo salvati. Pentiti e potrò assolverti dai tuoi... Oh, è sparito. Se n'è andato. Perlomeno adesso so dove trovare l'ultimo peccatore. Figo sto gioco. Ah, vediamo con questo. Ci sono... Ok. Qua chiuso. Non si può correre. Ah, si può correre con questo tasto. Ah, c'è questo. Va bene, basta. Bello. Ah, peccatori. Gola 1, gola 2, gola boss. Innocenti. Ah, il bambino lì. Creature. Lupo mannaro. Comandi, impostazioni, eccetera. Salva, esci. Bello, veramente bello. Riconoscimenti.
Non si può mandare avanti. Vabbè. Bella musica. Vabbè.